Francesco Bagnaia, cittadino benemerito di Pesaro, si è svolta venerdì la cerimonia che ha visto il due volte campione del mondo di motociclismo ricevere il riconoscimento dal sindaco Matteo Ricci. Si riferisce a Francesco Pecco Bagnaia la cittadinanza benemerita, con la seguente motivazione. Giovanissimo, inseguendo il suo sogno di ragazzino di diventare un pilota di motociclismo, si trasferisce a Pesaro nella terra dei piloti dei motori. E qui, affiancato dal mito Valentino Rossi e sostenuto anche dall'entusiasmo della città, che lo considera un pesarese a tutti gli effetti, si prepara a coronare il sogno. L'obiettivo è raggiunto al termine di una stagione meravigliosa, vincendo il titolo della classe regina di campione del mondo, per di più su una moto italiana dopo 50 anni di assenza di una coppiata straordinaria. Una vittoria che ancora una volta porta nel mondo il nome della Pesaro sportiva e onora la terra dei piloti e dei motori. Una serata emozionante nella quale Bagnaia ha risposto alle domande di Mauro Sanchini, raccontando le avventure vissute in pista, ma anche la sua vita quotidiana a Pesaro. Un onore, un privilegio e sono molto contento. Alla fine vivo qua da ormai 10 anni, ritengo che appunto questa sia la mia casa quando torno da ogni Gran Premio e si sta bene. Risiede a Pesaro da tanti anni, ha dimostrato anche stasera con l'intervista l'amore, il legame che ha con la città, con tanti amici, con la palestra che frequenta, con la VR46, quindi insomma siamo molto contenti perché è davvero un grande campione in pista e anche una bellissima persona. L'abbiamo visto, un ragazzo davvero in gamba, siamo molto contenti che viva qua, che si sposi qua e quindi come ho detto nel saluto, da oggi Nuvola Rossa sarà un po' Nuvola Bianco Rossa con i colori della città e quindi rappresenterà non solo l'Italia ma anche la città di Pesaro in tutto il mondo. Per Francesco Bagnaia, torinese 27enne, è tempo di tornare in pista. Tra pochi giorni, precisamente il prossimo 10 marzo in Qatar, inizierà il Mondiale 2024. Siamo pronti per cominciare, i test sono andati bene, quindi non vedo l'ora. Il campione del mondo di MotoGP è stato accolto nel nuovissimo Auditorium Scavolini. L'ex palazzetto dello sport, dopo una lunga e profonda ristrutturazione, è stato restituito alla città di Pesaro ed è pronto per ospitare eventi sportivi, musicali e culturali. Due giornate di eventi, il cuore pulsante di Pesaro è tornato a battere. Sì, è un luogo restituito alla città, un luogo delle emozioni, anche questa sera ne abbiamo vissute diverse con la bellissima intervista di Sanchini e quindi insomma siamo molto contenti. I cittadini hanno apprezzato molto il luogo, oggi mi hanno fermato tantissime persone e questo è davvero un luogo che doveva essere restituito a Pesaro, è molto bello, è piaciuto molto la riqualificazione. È un luogo multifunzionale, qui ci potremo fare davvero tantissime cose, tutti gli eventi che stanno tra le 1000 e le 2000 persone. Lo stesso evento di questa sera l'avevamo pensato al Teatro Rossini, sarebbe sicuramente stato magico nella cornice del Teatro Rossini, ma le tante persone accorse non sarebbero entrate perché tante persone sarebbero rimaste fuori, quindi avevamo proprio bisogno di uno spazio per tutti gli eventi, a partire dalla musica ma anche i congressi, i convegni, lo sport, per tutte le manifestazioni che stanno tra le 1000 e le 2000 persone. Finalmente questo spazio ce l'abbiamo e oggi la città non solo è felice ma anche più competitiva.